Da questa mattina alle 11 via Mozza sul Gorone, direzione Ponte Datini, è diventata a senso unico, mentre il traffico in direzione contrario è stato deviato in via Paolini, dove è stato posizionato un semaforo sincronizzato con quello di via Bologna. Modifiche che dureranno per quasi 3 mesi, il tempo previsto per la sostituzione di 500 metri di tubatura di Publiacqua in via Mozza sul Gorone. Il cronoprogramma in realtà prevedeva che da oggi fino al 26 febbraio il traffico avrebbe dovuto passare per via Targetti. Il lavoro fatto durante il fine settimana ci ha permesso di evitare un'altra deviazione verso via Terracini. Cerchiamo di verificare stasera se la deviazione funziona. Un po' di disagio chiaramente si avrà. Però speriamo, ecco, che il sistema regga, le prime sensazioni sono positive perché il cambio non ha prodotto delle code inizialmente, però chiaramente l'abbiamo fatto alle 11, un'ora ancora scarsa di traffico, però ecco, diciamo, è la soluzione più indolore che potevamo mettere in atto in via Mozza sul Gorone. Intanto i commercianti della zona temono un calo degli affari. Prima era tutto regolare, avevano solo bloccato quel pezzettino all'inizio della via, poi improvvisamente non si vedevano più macchine passare e abbiamo capito il perché. Hanno messo il senso unico, hanno bloccato un senso di marcia e quindi noi ovviamente ne subiamo le conseguenze. E stamani almeno non ci siamo accorti, noi apriamo alle 8 e sinceramente noi abbiamo avuto persone, comunque si sono lamentati perché c'è la strada chiusa, devono lasciare la macchina dietro, comunque portare le cose.